La bomba atomica ha distrutto tutto e non si sta muovendo. Il mio PC sta laggando. Via, distruggiamo questa cosa schifosa che ho costruito io. Adesso torno qua. Allora, raga, se vedete questa cosa, che sembra anche molto arrabbiato, no? Questo sarebbe blu dei Rainbow Friends. E praticamente... raga, scusatemi. Qua c'era pure qualcos'altro qua sotto, che non so se si era visto, ma era veramente un capolavoro. E io ho anche una bomba atomica. Posso utilizzare la bomba atomica, però posso anche utilizzare la minigun. E la minigun direi di utilizzarla ora, perché questo coso fa schifo, ok? Bellissima! Scusatemi, ma è veramente schifoso! Cioè, guardate! Ma che mani ha! Cioè, che mani sono! Non è normale! Ok, scusa, veramente, io non vedo l'ora di spaccargli quella faccia. Ma prima vorrei provare la bomba atomica. Prima vorrei provare la bomba atomica. Infatti adesso tutto vai, scappa così. Ah, ovviamente ho anche una spray can. Oddio, guardate, posso fare un sacco di cose. Mi sa che questa cosa, vabbè dai, mi ricorda qualcos'altro. Dai, ma che pizza, non è giusto. No, no, sto premuto F1, adesso mi esplode il... Sempre, quando premi F1 ti succede sempre un casino al PC, non so perché. Con questo posso... Ma perché ho messo questa cosa, scusatemi? Perché mi fa solo laggare il PC, ecco perché l'ho... Scusate, invece questo che cos'è? Allora, questo... mio Dio, questa cosa è pericolosa. E... ah, qua c'è solo la 12. Che ho distrutto di nuovo la macchina. Vabbè, sentite, andiamo a provare altre macchine e distruggiamo questo coso. E poi alla fine proveremo anche la bomba atomica. Bellissima. Allora, quale cosa possiamo scegliere? Io direi di prendere questo. Che aspetta è questa cosa? Allora, mi sono trasformato in un bruco. Abbassare il volume prima che ci faccia esplodere a tutti quanti la testa. No, raga, non riesco a guidarlo. E poi dai, qua sto passando anche su una cosa dove non dovrei assolutamente passare. Qua ovviamente... Oh mio Dio, no, è impossibile, raga, non sono io, non so... Vabbè, dai, quindi... E quindi, che facciamo? E quindi, vabbè, dai, io direi di fare una cosa. Allora, facciamo così. Potremmo effettivamente utilizzare la nostra bellissima cosa qua. Ah, esplode... No, raga, però dobbiamo stare strattenti, perché qua non distruggiamo solo... Cioè, distruggiamo anche la mappa, e questo non dobbiamo assolutamente permetterci di farlo. E ricarica. Ok, con la R si ricarica, lo sapevo. In tutti i giochi con la R si ricarica. Perfetto, vai, esplodi. Perfetto, adesso, via pure questa cosa che non serve assolutamente a niente tranne che a rompere le scatole. Però io ho rotto troppo, perché qua ho rotto davvero tutto, non solo le scatole. Allora, quale auto possiamo scegliere? Direi di andare a concentrarci su una cosa che possa distruggere il più possibile questo cavolo di Rainbow Friends blu. E direi che forse questo, che c'ha pure... Cosa... Vabbè, non voglio sapere niente, perché secondo me questa cosa è molto brutta. Non so perché, ma sento uno strano presentimento. Sento che potrebbe essere brutta. Se provassimo, dai, questo camion, perché è il più grosso. Non per altro. Adesso andiamo di nuovo a schiantarci contro il Rainbow Friend. E niente, ho distrutto la macchinina stupida. Dai, un pochino, scrivetemi un pochino che sono scemotto nei commenti, perché un pochino lo sono. E lasciate like. Ma sono tanto scemotto, tanto! Però dai, è soddisfacente. Scusatemi, ma è soddisfacente in qualche modo. Oh no, sono caduto sotto la mappa. Beh, dobbiamo stare super attenti, perché qua distruggiamo tutte le cose possibili ed immaginabili. Ma raga, io vorrei trovare un veicolo veramente interessante, perché finora camion, vabbè, interessanti. Però mi interesserebbe qualcos'altro. Ma proviamo anche una macchinetta. Una macchinetta tipo... una di quelle sportive, magari, se ce ne sono, anche se io non ne vedo. Tipo questa, forse è abbastanza sportiva, più o meno. Beh, oddio no, in realtà sembra un trabicolo. Però dai, con questa si guida abbastanza bene. Vediamo un attimo come distrugge il nostro obbrobrio, perché obiettivamente di quello si tratta. Non è che sia chissà quanto. Niente, però qua Però posso cadere giù. Direi che cadiamo giù, perché è bellissimo. Vai! Si è distrutta tutta quanta, bellissimo. Allora, voglio andare a distruggere ancora il mio bellissimo Rainbow Friends. Con cos'altro posso distruggerlo? Con la scavatrice? No, questa qua va lenta e vorrei evitare, grazie, di andare lento, perché se no non salta. Cosa ci posso fare io? Le cose a punta non sa, perché questa cosa ha una punta. L'escavatrice a punta non salta, e questo è il problema.
E qua non posso nemmeno superare. Mannaggiona! Cosa posso fare? Se parlo in questo modo, ma sono veramente eccitato da questa avventura con i Rainbow Friends, perché cosa sto dicendo? Cioè, nel senso, mi appassiona molto il Rainbow Friends. Cioè, veramente mi... Oh, guardate, sono anche caduto nel punto migliore dove potevo cadere con i Rainbow Friends. Ok, chiedo scusa per i doppi sensi, non è veramente mia intenzione. A volte lo è, devo dire, a volte sono proprio un birbante. A volte no, cioè no, dai, scherzo, su, non diciamo troppe cose. Poi dopo ti arrestano. Immaginate che mi arrestano perché faccio i video su YouTube. No, vabbè, dai, non faccio cose così pericolose, cioè nel senso... Oh mio Dio, ma questa... È esploso completamente, voglio distruggere ancora di più. Io vorrei utilizzare però queste armi, queste bombe atomiche, le vorrei utilizzare. Perché sì, sono tutte bombe atomiche. Vorrei utilizzare però quella vera. E però ho paura che mi possa distruggere tutto quanto. E direi che non è ancora arrivato il momento. Fra poco potrebbe essere arrivato il momento, ma non ho. Ora è arrivato il momento di utilizzare il super camion. Questo qua secondo me va veloce, perché ci sono dei camion, almeno dei camion americani, che vanno super veloci. Sì, vedete, lo sapevo io. Vedete, guardate che vi avevo detto. Il vostro Dunis è esperto. No, però raga, aiuto. Distruggiamo questa parte, vai. E via. Salto. Però sapete cosa possiamo fare? Possiamo scegliere altre di queste rampe. Vedete? Possiamo andare su questa rampa qua e possiamo saltare direttamente in faccia al Rainbow Friend. Quindi io direi di prendere questa macchinina e questo taxi qua. Andare da questa parte. Così. Perché non si vede niente? Tutto quanto invisibile. Cioè, che non si vede niente. Però ho capito, se la rampa è dritta, però io non è che riesca a fare molto, signori. Chi è che ha costruito questa mappa deve veramente vergognarsi. Cioè, veramente. Non sto scherzando, comunque. Signore, è stato molto bravo, perché sennò poi magari si offende. Non sto parlando sul serio, sono stupido. Io sono una persona... Sono veramente... Credo di avere dei problemi. Non so perché, ma a volte lo penso. Lo sapevo io di aver avuto dei problemi. Vedete che ora non si sfoca più. Io direi di prendere questa cosa qua, che è enorme. Vediamo una... Allora, prima di tutto, com'è che si utilizzano le armi di questa cosa? Non si possono utilizzare, non ha niente. Ah, sì, invece, handbreaker. Beh, posso utilizzare... Praticamente, posso premere spazio e utilizza un'arma che non è quella cosa che vedete sopra. Però, raga, è letteralmente impossibile da usare. Cioè, è lentissimo. Raga, avete visto? Raga, guardate! Sto distruggendo tutto! Mio Dio! No, aspetta, fermo. Allora, fermo. Andiamo su quest'altra rampa. Anzi, no. Andiamo qua, ma non saltiamo giù. Mi raccomando, non dobbiamo saltare giù. Perché? Perché vorrei utilizzare quest'arma qua, di questa cosa. Questo laser ultra, iper, mega, fighissimo, per distruggere questo Rainbow Friends, questo obbrobrio del male, che io non so che caspita abbia avuto in mente quando l'ho costruito. Non cadere. Allora, devo fare una manovra così, perché, ok, se no poi distruggo questo bellissimo coso e non va distrutto assolutamente. Allora, direi di toglierlo dalle scatole e direi che è arrivato il momento di utilizzare la bomba atomica. Non so come si usa, però. Quindi cercheremo di utilizzarla insieme. Allora. Prima di tutto direi di avvicinarci il più velocemente possibile a questo Rainbow. Quindi andiamo su questa rampa. Così, ok, fermo, perfetto. Allora, premiamo stay. Come si usa? Raga, non si sta muovendo niente. Raga, è bloccato qua, non si sta muovendo. Questa cosa è assurda. Raga, no, aspettate un attimo, perché qua non funziona niente. C'è la bomba atomica, ha distrutto tutto e non si sta muovendo. Il mio PC sta laggando completamente. Raga, allora sta laggando tutto. Però, come si può vedere, è rimasta questa cosa. Raga, ho distrutto TUTTO. Tutto, allora prima di tutto togliamo immediatamente questa bomba atomica, che raga, potremmo riutilizzarla. E poi guardate qua. Posso distruggere tutte queste cose che sono esplosive, raga. Che figata! Bellissimo! Troppo bello! Allora, ovviamente, allora, lì sopra è rimasta. Non poteva rimanere niente, raga. Siamo stati forse i primi di tutta YouTube Italia che forse sono riusciti a distruggere questa cosa. Non lo so in realtà, non ne ho idea. Però io l'ho distrutto
tutto. Posso dire di averlo distrutto tutto. Certo, faceva schifo il modello. Magari la prossima volta proveremo ad utilizzare un modello un pochino più funzionante e più bello, magari, eh? Sarebbe una buona idea. Consigliatemi i modelli che vorreste vedere su questa mappa, tipo possiamo mettere Spider-Man, possiamo mettere Hulk, possiamo mettere tutti i personaggi di Poppy Playtime, quello che volete voi. Scrivetemi nei commenti, chiaramente, e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao!